Allora, chi ha la fortuna di utilizzare CarPlay in auto sa che comunque può sfruttare alcune funzionalità dello smartphone direttamente nello schermo della propria autovettura in tutta sicurezza. Sì, sto mantenendo il microfono perché così come per i miei meravigliosi capelli alla Little Tony, la quarantena mi ha privato delle batterie per quello a clip, quindi questo è. Dicevo, chi ha CarPlay sa che può utilizzare lo smartphone in auto, alcune applicazioni dello smartphone in auto, senza alcun pericolo di distrarsi, più o meno, diciamo così, ma ha anche una grande limitazione. Almeno che non si abbia un'auto che costa 100.000 euro, CarPlay in auto è con il cavo. E quindi quello di cui voglio parlare oggi è un dispositivo che ho acquistato a inizio mese e sfiga vuole che sostanzialmente non ho mai potuto utilizzare per tanto tempo, perché poi insomma non ci si può più muovere, ma è un dispositivo che secondo me è la svolta per CarPlay in auto, è disponibile anche per Android. Che cos'è? Vi chiederete voi. Si chiama CarPlay 2 Air, cioè CarPlay 2 Air, e non è altro che un dispositivo, un piccolo aggeggio che va connesso all'USB della vostra autovettura, dove solitamente viene connesso il cavo per attivare CarPlay, e trasforma qualsiasi auto in un sistema CarPlay wireless, il che vuol dire che è veramente una figata. Io lo trovo comodissimo, l'ho acquistato un po' sulla fiducia, vi dico la verità. Però funziona, quindi non me lo aspettavo funzionasse così. Bene, vi faccio vedere come funziona, ragazzi. Il prezzo, ve ne parlerò dopo, ma adesso andiamo in macchina e sperando che si accenda, perché magari non si accende neanche più, visto che non la uso da una vita. Ok, questa non è una video recensione figa, quindi ragazzi cercate di capirmi anche per le condizioni psicologiche in cui mi ritrovo e vi ritrovate tutti. Allora, come funziona, signori miei? Basta connettere sostanzialmente questo piccolo dispositivo, che non è altro che un dispositivo Bluetooth. CarPlay funzionerà via Bluetooth. Inoltre ha anche un altro ingresso per l'USB, in modo tale da poter caricare anche il telefono nel caso in cui abbiate la necessità di caricarlo e abbiate un'unica porta USB. Come funziona? Vi faccio vedere. Basta che si connette, tac, incredibile, ho anche beccato a prima botta l'USB giusto, e bisogna aspettare un po' perché questa Peugeot non è di certo molto veloce per quanto riguarda l'infotainment. A un certo punto, ecco qua, il sistema rileva Apple CarPlay. Io seleziono e come vedete in questo caso questo dispositivo ha una sorta di sistema operativo integrato, che vuol dire adesso si starà connettendo con il mio iPhone, che è qui libero, per far avviare CarPlay, che si è avviato, e come potete notare insomma io posso fare qualsiasi cosa in genere si faccia con CarPlay, per esempio vedere Google Maps con zero lag, in effetti, perché il sistema è veramente molto veloce, devo dire la verità. Ho avuto qualche piccolo problema per quanto riguarda le notifiche. Se ascolto la musica con Spotify, adesso vi faccio ascoltare velocemente una canzone per farvi vedere che funziona. Chi è questo? Vabbè, vedete? Molto meraviglioso. E poi sto con Waze quando ci sono per esempio gli avvisi di superamento dei limiti di velocità o quant'altro. C'è un piccolo buffering, ma niente proprio. Comunque, come funziona? Adesso io vorrei fare una cosa, se me lo permettete, ragazzi. Io adesso dissocio questo dispositivo, vi faccio vedere come va associato. Ok, ho eliminato l'associazione sul mio iPhone perché volevo farvi vedere un po' l'interfaccia di questo dispositivo. Sostanzialmente adesso l'auto crede di essere in CarPlay. Chiaramente non è CarPlay, ma è il sistema operativo di questo dongle, sistema operativo che sostanzialmente fa fare poco e niente. Con quest'icona qui non la seleziono, se no ci mettiamo una vita. Cambia la lingua, l'italiano non c'è. Questa è l'icona home che vi farà tornare alla schermata principale dell'infotainment, e sostanzialmente l'associazione avviene tramite il Bluetooth. Se io vado nelle impostazioni del Bluetooth del mio dispositivo, trovo questo dispositivo tra i dispositivi disponibili, seleziono, avviene l'associazione come avviene magari per un paio di cuffie, si è connesso e vedete
esce un pop-up nel quale mi viene chiesto se voglio usare CarPlay con il Bluetooth che ho appena associato. Una volta dato l'ok, aspettiamo qualche istante, signore e signori, e voilà! Come per magia è tutto funzionante. In linea di massima non ci sono problemi di sorta, tutto funziona come se si fosse connesso il dispositivo con il cavo, non ci sono limitazioni, tutte le applicazioni compatibili con CarPlay si vedono e sono anche piuttosto veloci. Funziona anche la dashboard, che a breve, tra l'altro, con il nuovo iOS, quando Google rilascerà l'aggiornamento per Maps, permetterà anche la scelta di un'altra applicazione per le mappe, ma questa è un'altra storia, carissimi amici miei. Tutto questo per dirvi cosa: è un dispositivo che io ho acquistato, è un dispositivo che sostanzialmente non ho potuto provare tanto perché poi ci hanno chiuso in casa, è un dispositivo che costa un po', 143 euro, è disponibile sul sito ufficiale del produttore, vi lascio il link in descrizione, no, non vi preoccupate, non c'è nessun ref, non ci guadagno niente, anche perché l'ho comprato, è disponibile anche per la versione per Android, sempre sul sito del produttore. Quindi, cosa dire? Per me è la svolta. Io sinceramente la trovo una figata pazzesca, perché poter avere il telefono in tasca ed avere il mio meraviglioso CarPlay sempre disponibile, tra l'altro con una velocità di connessione che, come avete notato, non è neanche niente male, è una comodità, soprattutto perché non ho la possibilità di comprare un'auto che costa 100.000 euro e che già ha il CarPlay wireless. Sì, lo so, ho dimenticato di dire una cosa che sicuramente potreste chiedermi: i controlli al volante. Guardate dove ho messo questo microfono meraviglioso. Allora, i controlli al volante, mentre si ascolta la voce, ragazzi, funzionano anche, adesso faccio vedere, un po' strano, ma vi faccio vedere i controlli al volante. Quindi dal volante si può cambiare la musica, il brano in riproduzione. Funzionano anche i controlli vocali, per esempio si può attivare Siri. Ciao Siri. Ciao, come posso aiutarti? Salutami a sorta, cara Siri. Non so cosa rispondere. Lo so neanche io, cara mia. Detto questo, ragazzi, vi lascio tutti i link in descrizione. Se vi è piaciuto il video, magari un pollice in su mi farebbe piacere. Se vi va, iscrivetevi al canale, perché prossimamente inizierò a pubblicare qualche recensione in più, visto che questa storia del coronavirus ci ha un po' rincoglioniti e ha cambiato la vita di tutti, anche lavorativa. Io sono Dario Galindo e vi mando un abbraccio. Anzi, vediamo se la macchina si accende, visto che è una vita che non l'accendo. Accenditi. Bomba, si è accesa. Ha fatto qualche tentennio. Ciao.